E abbiamo in linea telefonica ora il dottor Daniele Massaccesi, che salutiamo. Daniele, buona serata. Asterio, buona serata anche a te, buona festa della Madonna, perché domani è l'Immacolata. Domani faremo il focaraccio, speriamo di bruciare tante cose con 2020, speriamo che questo fuoco possa essere di buon auspicio per quello che ci aspetta andando avanti. Quest'anno è stato un anno dove la nostra, dal punto di vista psicologico, siamo andati un pochettino giù. Poi non so se solo dal punto di vista psicologico oppure anche sotto altri punti di vista, perché mi sembra che il problema sia un po' un problema talmente grande che coinvolge tutti: il comportamento, il carattere, il lavoro, la malinconia, la depressione, no? Perché anche questo, la depressione, anche questo è un sintomo. Ma quanto contribuisce la depressione in realtà a creare stati di malattia, diciamo così, che non siano Covid? I cosiddetti effetti collaterali del Covid. Sai, Stereo, è sempre una cosa un po' difficile, no? Perché in fondo questa preoccupazione che tutti noi ci abbiamo, poi qualcuno dice che la preoccupazione forse è esagerata, sai, a volte ci troviamo magari a volte non coinvolti, però sentiamo persone che magari discutono di questo problema che noi stiamo affrontando del Covid, perché è un problema grosso, non è che non sia un problema. Qualcuno dice che è sovrastimato, che ci sono numeri che effettivamente non sono reali, però a dire che il problema non esista, io che ho avuto dei pazienti in rianimazione ti garantisco che il problema esiste. Poi è vero che nel 90 e oltre il 90% dei casi il problema, chiamiamolo problema, la malattia, chiamiamola malattia, cioè l'infezione da Covid, questa virosi, può anche nella maggior parte dei casi decorre in maniera asintomatica, però ci sono delle situazioni che noi non possiamo trascurare e quindi a volte io venendo coinvolto poi da persone, magari non soltanto dai pazienti che magari ti incontrano e ti dice come la stessa domanda che mi hai fatto te, no? Com'è questa situazione? Io ho classificato sta malattia, sta infezione, sta virosi, sto Covid. Questa malattia c'ha tre fasi, no? La prima fase è nel momento in cui uno c'ha il problema, affronta il problema oppure trova il tampone positivo, è la paura, no? La paura, perché in fondo vediamo anche dai giornali o dalla televisione che ci sono delle persone che complicano in maniera importante. La seconda fase, passati i primi giorni, dove magari all'inizio magari c'erano dei sintomi, no? Perché spesso ci accorgiamo di essere affetti da questa infezione da Covid, o perché presentiamo temperatura febbrile, oppure magari qualcuno manifesta alcuni sintomi, no? Che potrebbero essere più o meno specifici, perché a volte la perdita del sapore, il disturbo intestinale, il raffreddore più importante, gli starnuti, la tosse, possono essere dei segni che a volte possono essere confusi con altre forme di virali. Però a volte in presenza di febbre la possibilità di poter fare un tampone oppure la necessità di fare un tampone diventa più impellente e di conseguenza ci accorgiamo di essere affetti. Nel momento che ci accorgiamo di essere affetti, la prima fase, i primi 5, 6, 7 giorni è la paura. Poi quando la febbre sparisce comincia a essere un po' l'organizzazione, no? Allora devo stare attento, devo continuare a stare chiuso in camera, se la mia è una sorta di isolamento volontario domiciliare, quindi devo fare attenzione a tutti quelli che c'ho intorno. Quindi la prima fase è la paura, la seconda fase è la organizzazione per sapere come posso trascorrere la giornata e quali sono le attenzioni che devo tenere. La terza fase, scusa se utilizzo un termine un po' reganatese, è la scoglionatura, perché te stanchi di stare dentro casa, perché continui a fare i tamponi continuano ad essere positivi anche dopo il 14° giorno, qualcuno dopo il 21° giorno, per cui poi subentra un pochettino, come si dice, la stanchezza di dover stare chiusi in casa e di non poter riprendere l'attività, specialmente per chi in qualche modo ha attività particolari, artigiani, commercianti che si trovano ancora ristretti in abitazione, oppure chi, siccome la legge prevede che dopo 21 giorni, pur persistendo il tampone Covid SARS-CoV-2 positivo, e parliamo del tampone molecolare,
La persona, se ha una carica batterica bassa e se nel suo ambiente non ci sono altre persone che in quel momento sono state dichiarate positive, non ci sono altre persone malate, può essere riammesso in comunità, quindi può riprendere la sua attività dopo il 21° giorno. Però chiaramente rimangono tutte quelle che sono le attenzioni che la persona ancora positiva al Covid, pur con una carica batterica molto bassa, e secondo ciò che ci arriva dal Ministero della Sanità, la sua possibilità di infettare gli altri è talmente ridotta, pressoché assente, per cui la persona può rientrare. Però ci sono situazioni particolari dove, se una persona è operatrice in una scuola materna, se una persona è operatrice in un ambiente al pubblico, a volte gli stessi colleghi di lavoro o lo stesso titolare fa, diciamo, ostacolo alla persona dicendo: fino a che non sei negativizzato, io avrei il piacere che tu non rientri al lavoro, perché il problema è che ci sono delle situazioni dove la fragilità delle persone che tu frequenti, oppure il rischio, no, che tu potresti essere, nonostante ciò che dice il Ministero della Sanità, che la carica batterica è bassa, carica virale, scusa, è bassa, tu puoi essere causa di infezione. Questo può creare una situazione che forse sarà psicologica, però crea una situazione di difficoltà nel riaccettare la persona. Anche perché, e poi a quel punto, questa, anche perché, scusami se ti interrompo, ho un'esperienza diretta di un amico che diceva: io, è vero che mi è arrivato dopo 21 giorni con il certificato medico che, pur essendo ancora positivo, poteva essere riammesso al lavoro, però devi capire che se poi questo mi infetta un'altra persona, la responsabilità è mia, del datore di lavoro. Dai, diciamo che può capitare, no, che al di fuori da tutto, di tutti, se io lavoro in un ambiente e sto a contatto con altre 10 persone, se qualcuno di questi 10 diventa positivo, non è detto che sono stato io, può averlo preso pure da un'altra parte, però in fondo, no, tutti ci sentiamo un po' responsabili, no? E questa sorta di positività al Covid ci crea una situazione di repulsione anche nei confronti degli stessi familiari. Cioè, non vado a trovarmi nipote, non vado a trovarmi figlia, non vado a trovare, però continuano a far spesa, quindi molto riguardo per gli affetti chiari e qualcuno un po' meno riguardo per quelli, perché che gli altri, come ho chiappata io, acchiapperà pure lui, perché sono solo io, perché tu sai che qualche volta si viene fuori pure un po' di cattiveria, no? Perché proprio a me? Allora adesso mi ha detto che posso andare in giro, vado in giro, oppure qualcuno, fortunatamente sempre meno perché oramai ci siamo sensibilizzati, ma tutto, io vado solo a far spesa, dico: se tu vai a far spesa io ti denuncio, se te vedo, perché effettivamente le attenzioni devono essere massime, perché pretendiamo tutto, le attenzioni che noi vogliamo che gli altri rispettino per salvaguardare la nostra salute sono tutte, però qualche volta perdiamo un po' l'attenzione, in qualcuno vedo che è difficile far tenere la mascherina, in qualcuno vedo che è un pochettino difficile fare, come si dice, rispettare quelle che sono le normali norme, le normali attenzioni. E anche se c'è una grande sensibilizzazione, qualcuno parla dei giovani che si ritrovano, che stanno spesso, fanno i mucchi, ma vedi, questo non capita sui giovani. La voglia di ritrovare amici e di ritrovarsi magari insieme a prendere un caffè l'abbiamo vissuta tutti quanti ieri, che chi di noi è entrato dentro un bar, qualunque sia, ha trovato sicuramente più di una coppia d'amici che prendevano il caffè insieme. Forse a volte era moglie e marito, qualcuno erano due amici che già in qualche modo si frequentavano diversamente, però la voglia di rifrequentarci c'è, però queste attenzioni vanno tenute. Adesso ci avremo questa sorta di nuovo ristrettezza proprio nello stretto periodo natalizio, quello dove tutti noi eravamo, per tradizione, per cultura, per il piacere stesso di riunire le famiglie, abituati a stare insieme, quindi queste attenzioni dobbiamo tenerle. Senti Daniele, io ti ho telefonato perché molte delle cose, cioè con te ho avuto la possibilità di parlare molto del Covid, no? Anche dei comportamenti personali delle persone, della prevenzione e tutela anche soprattutto nei confronti delle persone anziane, però ci sono dei percorsi adesso che io vorrei fare un attimo con te, molto sinteticamente e molto velocemente, cioè quello che rimane sempre in cima alle preoccupazioni della gente è che se io dovessi sentire dei sintomi, no, ma quale percorso nei miei confronti
confronti viene avviato, che possa essermi io, ed essere io sicuro che sia un percorso idoneo per la guarigione. E poi c'è anche un'altra questione che poi ti dirò, cioè nel senso, se io sento un sintomo, mal di stomaco, e ho bisogno, magari non digerisco bene, sento nausea, sento che mi viene a mancare l'appetito, no, la prima cosa è che prima ancora che ti fanno un esame, un'endoscopia, oppure che ti guardino magari uno specie, che ti guardi uno specialista, dice fatti il tampone. Ma come, il tampone mi fa perdere soltanto dei giorni per quando mi visito, per non parlare di malattie cardiache. Dai, allora il problema è un problema, come torno a dire, no? Di rispetto reciproco, no? Perché il medico che sta dall'altra parte deve sapere che alcune manovre possono esporre lo stesso operatore a un rischio maggiore. Nello stesso tempo l'ambiente che lui deve sanificare, parlava un esame endoscopico, deve essere di particolare riguardo, perché poi l'esame non si limita semplicemente a un soggetto nell'arco della giornata, ma visto che esistono anche altre malattie, però la possibilità di fare tamponi adesso è sempre più semplice. Allora tu sai che i tamponi possono essere fatti in questo momento, possono essere acquistati anche in farmacia, no? Per cui voglio dire, esistono dei tamponi rapidi che possono essere acquistati in farmacia. Noi medici di medicina generale disponiamo di un certo numero di tamponi, 20 per medico di medicina generale ce ne sono stati forniti, per cui in teoria noi possiamo fare il tampone nel momento che si verifica una sorta di necessità, perché i tamponi non possono essere in questo momento fatti in maniera il primo che arriva, faccio il tampone, come è stata la vaccinazione antinfluenzale di massa. Deve esserci se non altro una indicazione, cioè ti faccio il tampone perché c'ho un sospetto clinico, tu hai dato prima alcuni segni clinici, ti faccio il tampone che viene fatto, sia quello che acquisti in farmacia, sia quello che abbiamo noi, che possiamo fare per i nostri assistiti e non per gli altri, considera che ne abbiamo 20 in tutto, quindi chiaramente è un tampone rapido che ha un'attendibilità, una sicurezza del 90%, non so se arriva a più del 90%, però in ogni caso questo tampone nostro poi deve essere confermato successivamente da un tampone molecolare, se positivo. Se negativo ci fermiamo a questo. Quindi la possibilità di poter fare il tampone, oltre che pagarlo, no? Per cui chiaramente è oneroso sicuramente per la persona, se lo acquisti in farmacia il costo del tampone è di 19 euro. Se è fatto dal medico di medicina generale, ma chi si trovano? Si trovano in farmacia? Sì, si trovano in farmacia. Io ho sentito la farmacia che è qui vicino al mio ambulatorio, che mi hanno detto che hanno questi tamponi, quindi come credo ce l'ha questo, ce l'hanno tutte le altre farmacie, quindi è possibile trovarlo. Chiaramente è normale che chi ne fa uno, perché tanto qualsiasi esame deve essere fatto in maniera corretta, perché può capitare che il tampone, se non fatto correttamente, quello che è l'attendibilità del 90% scende ancora, perché magari tu devi arrivare a carpire, a raccogliere un po' di quella secrezione dove questo virus viene in qualche modo a essere in maniera un po' più concentrata. Quindi è normale che noi, per maggiore sicurezza, crediamo sempre sia più opportuno affidarsi a persone che questi tamponi li fanno continuamente. Quindi ci sono i servizi dell'ASL che devono essere attivati e possono essere attivati dal medico di medicina generale, che se per necessità, quando una persona, per dire, io ti dico quello che è il mio comportamento, ma che è il comportamento standard che ci viene proposto. Poi chiaramente io cerco di essere aggiornato, però può anche darsi che l'aggiornamento di ieri sera forse non ce l'ho, però fino a ieri sera era valido. Se una persona mi chiama ed è sintomatica, cioè per sintomatica intendo che c'ha febbre, oppure accusa dei disturbi che in qualche modo lo mettono in condizioni di poter avere il dubbio, se è sintomatica con febbre posso attivare l'USCA, che è un servizio che comprende l'intervento da parte di un medico e di un operatore sanitario che viene a domicilio, visita la persona, fa il tampone, chiaramente fa un tampone molecolare, e la risposta arriva attraverso un sito dell'ASL, dove il medico a distanza di 48-72 ore può accedere per avere il risultato, e il risultato arriva pure al paziente. Se una persona non ha febbre, ma manifesta dei sintomi che il medico ritiene opportuno siano, indichino la possibilità che questo possa essere affetto da, può richiedere un tampone, e c'è un sito dove noi possiamo inviare una mail di richiesta
dove questo tampone viene effettuato in drive, significa che al paziente viene autorizzato a uscire dall'abitazione, arrivare nel punto dove fanno il tampone, viene fatto un tampone, questo, sia quello fatto dall'USCA che viene a domicilio, sia quello fatto in drive, è completamente gratuito perché è a carico del Sistema Sanitario Nazionale. A volte il tampone in drive, cioè questo tampone in drive, può essere effettuato anche su indicazione della stessa ASL. Dopo aver fatto il primo tampone a domicilio, viene chiamato a fare il tampone di controllo, in genere a distanza di 10-14 giorni. E in relazione a quello che è la risposta, vengono dati i tempi per la riammissione, quindi per essere reinserito e riprendere le attività. Quindi questo è un pochettino il procedimento che viene attuato per fare questo tipo di controllo e per cercare di monitorizzare le persone che lamentano o che sono positive. Poi ci sono i familiari, le persone che i conviventi che possono, o non avendo nessun segno di malattia, però essendo stati il contatto primario, cioè diretto contatto con la persona affetta positiva al Covid, hanno l'obbligo di una quarantena che, se rimangono asintomatici, a distanza di 10 giorni già automaticamente possono in qualche modo muoversi. Se sono sintomatici, a quel punto lì anche loro dovranno essere invitati a fare il tampone e per poter poi valutare se è positivo oppure no. Se il tampone viene negativo, dopo 10 giorni possono uscire. Se il tampone viene positivo, seguono l'iter dell'altro familiare che deve avere i tempi per poter essere riammesso. Quindi ci sono delle norme che seguono sia le persone che lamentano disturbi e che sono affette da Covid, sia le persone che sono state a contatti con soggetti affetti da Covid. Poi attualmente la possibilità di fare il tampone da parte della ASL nei sintomatici è garantita e gratuita, nei familiari, quindi nei contatti, per esempio se un ragazzino è stato a contatto a scuola con un insegnante o con un amico che è positivo, risulta positivo al Covid, l'alunno viene consigliato l'isolamento volontario domiciliare e a quel punto, se il bambino è asintomatico, può non essere fatto il tampone e se la famiglia vuole richiedere tampone lo deve fare privatamente o rivolgendosi alle strutture, quelle esterne, cioè al medico di medicina generale, se la normativa prevede che questo possa essere fatto dal medico di medicina generale, oppure direttamente agli studi, ai laboratori privati, e richiedere questo tampone, chiaramente come modalità, la modalità diventa a pagamento. Questa è un po' la storia su quello che riguarda l'iter. Per ciò che riguarda invece la domanda che tu mi hai fatto specificamente, perché per fare un esame, un ricovero, mi richiedono il tampone, è perché la storia che abbiamo vissuto nel mese di marzo è che l'ospedalizzazione diretta di tutte le persone aumentava il rischio di contagiare le strutture ospedaliere, per cui poi venivano in qualche modo a essere resi non più utilizzabili tutti gli altri servizi che riguardano il controllo delle altre malattie, quindi saltava direttamente la possibilità di poter accedere all'ospedale anche per malati cardiopatici, diabetici o altre malattie che in qualche modo potevano avere la necessità del ricovero, le stesse sale chirurgiche, no? Venivano bloccate perché magari se l'ospedale contava un alto numero di persone, quindi il personale medico, il personale infermieristico veniva contagiato, anche le altre strutture diventavano non più utilizzabili. No, questo è comprensibile, ma tu facevi l'esempio appunto di un cardiopatico, ma il fatto di dover procedere prima al tampone non si allunga i tempi di intervento? Ma senti, il tampone adesso io capisco. Tu dicevi che sia abbastanza rapido. Tirare fuori il termine a pagamento in questo momento dal punto di vista sociale, considerando anche le difficoltà economiche che ci stanno, credo che non sia piacevole per nessuno, però in questo momento dobbiamo anche renderci conto che ci sono
priorità e ci sono delle situazioni che vanno affrontate. Allora, se 20 euro si può fare. Esatto, se la visita è urgente, no? È normale che la visita urgente in qualche modo viene fatta e, per dire, non so, l'intervento di cataratta, si prevede che nel momento in cui arriva in ospedale gli fanno il tampone e poi vanno subito a fare la visita. Io ho avuto dei pazienti che sono ricoverati per addome acuto, sono arrivati in ospedale, gli ha fatto il tampone e dopo 2 ore stanno in sala operatoria. Cioè, voglio dire, quindi esiste una modalità nelle emergenze. Poi chiaramente è normale che se io devo fare una valutazione perché c'è una brutta lombosciatalgia, e non dico che il dolore sia meno emergenza, perché quando uno ha dolore forte diventa un'emergenza, però la visita dell'anestesista che magari del centro di analgesia oppure dell'ortopedico, del neurochirurgo, per qualche motivo richiede delle attenzioni in più, e a quel punto, se devo percorrere una strada che deve accelerare i tempi e devo farmi un tampone, questo è. In ogni caso volevo dirti che se tu il tampone lo fai da privato, all'esterno, e ti reghi con questo tampone in ospedale, non è detto che sia preso per buono se poi, per esempio, poi ti devi ricoverare, perché spesso sono i tamponi che vengono fatti all'ingresso del ricovero ospedaliero, che magari per interventi programmati che possono essere di cardiochirurgia o di chirurgia ortopedica o di chirurgia oculistica, no? Perché queste attività chirurgiche, fortunatamente, nonostante ci sia c'è stata una ripresa importante di questa virosi, sono rimaste aperte. Hanno ridotto sicuramente come numero gli interventi, però sono strutture che sono rimaste funzionanti. E lì chiaramente il tampone viene fatto al momento in cui la persona si reca per fare il ricovero, per cui viene fatto direttamente lì, proprio per cercare di garantire che il personale e tutti quelli che andranno a contatto con la persona in questo momento non sono tutto sommato in condizioni di poter creare poi ulteriori problemi al reparto stesso. Certo. Senti, due cose importanti dal punto di vista proprio di noi pazienti, noi cittadini, perché si dice: ma tutti i medici di medicina generale seguono lo stesso protocollo nelle cure? Perché l'impressione è che noi, più che prevenire magari l'evolversi della malattia da Covid, la stiamo inseguendo dal punto di vista curativo. Cioè, nel senso, se io ho dei sintomi, perché non mi danno subito dei farmaci e mi li danno dopo che i sintomi magari mi si sono aggravati? Allora, se esistesse un farmaco specifico, no, per bloccare, cioè io ho un'infezione da streptococco, una volta era il tampone, lo facevamo prevalentemente per l'infezione da streptococco che poteva complicare in una malattia reumatica, è normale che lì inizio subito con una terapia che è eradicante, cioè elimina questo germe. Mentre a livello virale non esiste un farmaco specifico che mi elimina o mi blocca il virus. Di conseguenza io tratto inizialmente il sintomo e utilizzo dei protocolli standard, quelli che ci sono stati proposti, che poi esistono protocolli, nel senso che quando parlo di protocollo parlo di consiglio terapeutico. Si è visto che trattandoli in questo modo sicuramente si riesce a contenere quelli che potrebbero essere le complicanze più importanti della malattia, però non è detto che tu le eviti. Certo, perché però qualcuno, ecco, nonostante, e quali sono, ecco, eventualmente? Allora, in genere si utilizza con una copertura con o un antiaggregante, che potrebbe essere la cardiospirina, che però inizia in genere in terza giornata, non subito. Si può iniziare con un antibiotico che a volte ha più l'effetto di evitare infezioni che possono in qualche modo aggiungersi a quella che già c'è, certo, l'organismo, certo, è debilitato, quindi evita una sola infezione batterica. E in genere nei giorni successivi, se la reazione infiammatoria dell'organismo è importante, aggiungo del cortisone. Quindi questo è un po' il trattamento che è l'eparina, proposto. Parla di eparina? No. Sì, si parla di antiaggreganti, quindi parlo della cardiospirina, addirittura di alcuni antinfiammatori, o dell'eparina a basso peso molecolare. Questo è un po' il protocollo che viene indicato, chiaramente in tempi specifici, non dopo 2 linee di febbre comincio a fare tutto, d'accordo? La malattia ha diverse fasi. La prima fase è proprio nella replicazione virale. La seconda fase è la reazione infiammatoria che si verifica nei tessuti che sono stati colpiti dall'infezione, prevalentemente a livello respiratorio. E le complicazioni riguardano principalmente l'albero vascolare polmonare,
Ecco perché l'utilizzo di antiaggreganti o di eparina serve per evitare effetti che possono in qualche modo complicare ulteriormente la malattia. Quindi si fanno delle terapie che dal punto di vista, come si dice, ormai esperienza nel tempo, nei mesi, sembra possano dare una maggiore copertura all'individuo e ridurre quelle il rischio di complicazioni. Poi le complicazioni possono avvenire per tanti motivi. Chiaramente se ci sono malattie che già impegnano in maniera importante l'individuo, perché la persona è un cardiopatico, un diabetico, è un asmatico, è una persona affetta da malattia neoplastica, viene da una terapia che, oppure una persona che dal punto di vista immunologico i suoi anticorpi sono ridotti perché magari ha fatto delle terapie particolari, il rischio aumenta ed è questo che in qualche modo richiede un'attenzione maggiore fino ad arrivare all'ospedalizzazione. Non abbiamo parlato dell'ossigeno. È vero. Anche e non abbiamo parlato del saturimetro, perché sono due elementi che adesso, una volta il saturimetro era solo per personale medico, adesso il saturimetro è come il termometro, no? Misuriamo prima la saturazione e poi la temperatura, quando io credo che a volte i saturimetri che noi troviamo in commercio sicuramente sono apparecchi buoni, validi, a volte sono gli stessi apparecchi che noi abbiamo in borsa, che sono quelli molto, chiamiamo così, dal punto di vista pratico hanno una buona attendibilità, però a volte il valore finale, cioè quel dato che mi dà sulla percentuale di ossigeno, quanto occupa, no, la rete vascolare questo ossigeno, la percentuale occupata dall'ossigeno, potrebbe essere modificata, quel famoso 94, 92, 90, sotto a 90, sotto a 94, bisogna utilizzare, bisogna fare, è una situazione di perdita di ossigenazione perché il normale dovrebbe essere sopra 94, parliamo della saturazione di ossigeno. Però questi apparecchi possono essere condizionati da fattori diversi, innanzitutto se l'individuo ha le mani fredde, se ha la pelle molto spessa, se è un anziano, se ipotesi ha già dei micro danni vascolari periferici, perché a volte in una persona giovane, in un bambino anche a livello capillare la circolazione è ottima, nelle persone anziane a volte vediamo sti diti un pochettino più freddi, le dita più fredde, nel diabetico. Cioè può capitare che ci siano valori che non sono reali con questi apparecchietti domestici, mentre molto più attendibile è se uno dovesse fare un prelievo del sangue, però il sangue deve essere sangue arterioso, e fare una valutazione direttamente dal laboratorio. Quindi l'emogas ti dà un'attendibilità sicuramente certa. Oppure ci sono degli apparecchi più professionali che a volte sono a bordo delle ambulanze, a volte anche posseduti dai medici di medicina generale, che sicuramente l'attendibilità è superiore. Questo cioè è come voler in qualche modo spostare una montagna con una paletta di quelle dei bambini, oppure spostare una montagna con una ruspa che insomma sono apparecchi professionali, mentre quelli che abbiamo noi sono noi che in genere troviamo a domicilio, sono degli apparecchi validissimi, però anche lì ci sono delle limitazioni in relazione a quello che le condizioni dell'individuo stesso. Quindi in ogni caso quel valore poi va sempre ulteriormente controllato, perché ti può ingannare. Quindi per esempio le mani fredde o la pelle dura influiscono in maniera importante. Quindi ritengo che ci siano dei valori che debbono essere poi messi sempre, avvicinati sempre a quello che è la condizione del paziente. Se io ho un fumatore che ha sempre fumato non so quanto ed è ultra ottantenne e c'ha una saturazione di 92, probabilmente questo qui, anche prima che ci fosse questo problema qui, la saturazione lui si saturava a 92 lo stesso, perché probabilmente il suo polmone nel tempo ha subito un danno. Quindi a volte sono delle situazioni che vanno in qualche modo inquadrate in una situazione generale, non puoi prendere quel valore come assoluto per stabilire che questo c'ha. Poi chiaramente è un dato importante, perché nel momento che tu vedi che questa situazione, che può essere accompagnata da temperatura febbrile, può essere accompagnata da una sintomatologia, c'è un abbassamento della saturazione, sono tutti dati importanti che servono per monitorizzare la malattia stessa e per avere tutto sommato un'indicazione in più se ricorrere a servizi ospedalieri oppure no. La bombola di ossigeno. La bombola di ossigeno, qualcuno, sai, a volte ci facciamo prendere dall'ansia, no? Dice, dottore, mi segni la bombola di ossigeno che mi tengo a casa. Non si può fare,
cioè la bombola di ossigeno è utilizzata per le emergenze e le emergenze devono essere vere emergenze riconosciute dal punto di vista sanitario. Quindi c'è la possibilità di prescriverla, poterla avere a casa nelle situazioni dove c'è un individuo che ha valori bassi di saturazione, chiaramente confermati da dati clinici o da ulteriori controlli, che danno indicazioni importanti all'utilizzo di ossigeno per cercare di mantenere l'individuo in condizione di poter continuare a gestire la sua malattia, se ipotesi parliamo di Covid, la sua malattia a domicilio. Quindi l'ossigeno è una cosa in più che va sicuramente data su indicazione medica, cioè l'automedicazione, qualche volta qualcuno dice mi tengo una bombola d'ossigeno, non è come la bombola dei gas che se improvvisamente il governo ci chiude il metano apriamo la bombola per scaldarci. Ecco, è una cosa che in qualche modo va fatta e l'indicazione è strettamente medica, strettamente sanitaria. Anche lì ci sono delle norme per la prescrizione. Senti, non è che uno può andare a prenderla. Senti Daniele, io parlando con Saltamartini, assessore regionale alla sanità, che è stato molto criticato per aver tirato fuori l'eparina, il cortisone e poi l'ozonoterapia e l'idrossicloroidina, perché dice, ma io non è che me le sono inventato, io ho sentito un po' tutti i medici delle Marche ospedalieri che come si orientano nelle loro cure e l'efficacia di queste cure. E ho raccolto appunto che questi tre elementi vengono, anche se a macchia di leopardo, utilizzati nelle vari centri clinici nei vari ospedali regionali. È così? Cioè non ho capito bene quello che tu intendi. Cioè lui dice, dobbiamo puntare su queste forme di cura perché nelle Marche di solito si usano cortisone, ozonoterapia e idrossicloroidina, anche se a macchie di leopardo, nel senso che alcuni usano l'ozonoterapia, altri l'idrossicloroidina e hanno valutato che hanno avuto degli effetti, diciamo così, abbastanza positivi. Parli cure di ozonoterapia o ossigenoterapia? Loro parlavano di ozonoterapia. Ozonoterapia. Ascolta, io la terapia con ozono, onestamente, ti dico, nella mia modesta esperienza, ignoranza, non la conosco e non la saprei neanche utilizzare. Però questa è una mia ignoranza, cercherò adesso di approfondire sotto questo aspetto qua. Per ciò che riguarda l'idrossiclorochina è stata un po' dibattuta. Io all'inizio, su quelli che erano almeno indicazioni, ma non indicazioni ufficiali, su quello che era l'esperienza di altri centri, io all'inizio l'ho utilizzata, l'idrossiclorochina, in persone che erano degenti in RSA Recanati. E chiaramente le persone che ho trattato, forse sarò stato un fortunato, se la sono cavata, nel senso che sono guarite e stanno ancora in RSA, quindi ancora viventi, quindi sicuramente hanno superato questa sorte di... Però ecco, a volte noi ci adeguiamo a quelle che sono terapie che ci vengono proposte. Attualmente la terapia che io indico è un po' quella che ti ho descritto prima. Sì, sì, poi chiaramente se verranno fuori altri tipi di terapie o altri tipi di indicazioni, chiaramente ben lieto di poterle in qualche modo leggere, approfondire per poter poi applicare sempre nella condizione di poter essere aggiornato con i tempi. Poi tornando al fatto che l'assessore alla sanità dà indicazioni importanti, e questo sicuramente è il suo ruolo, perché lui può avere, credo, anche l'apporto e il supporto di grossi clinici, no? Di persone che hanno esperienze importanti in questo. Però io un consiglio che darei all'assessore alla sanità, se l'assessore attuale me lo permette, è che limiterei non tanto a criticare come assessore, quanto eventualmente a dire che il parere del dottore o del professore o del virologo è questo, perché non credo che ci sia ancora qualcuno che abbia in mano la cura per poter in qualche modo affrontare ed eliminare in fase iniziale questo virus. Sembra che il vaccino possa avere poi buona possibilità di poter contenere quelli che sono stati gli effetti di diffusione del vaccino, della malattia stessa, e possa avere dei risultati, almeno sentivo ieri una trasmissione in televisione, che dovrebbero essere particolarmente positivi. Quindi io all'assessore consiglierei di valutare quelle che sono le strutture esistenti,
di mettere in condizioni gli operatori sanitari all'interno della struttura sanitaria di poter avere quell'elasticità che fino adesso hanno dimostrato, cioè non facciamo spostare i pazienti ma facciamo spostare i medici, facciamo spostare gli operatori e teniamo efficienti le strutture esistenti nel territorio. Io come assessore mi occuperei di questo. Poi se ipotesi dovessi dare al dottor Massaccesi un consiglio su quello che è la terapia migliore da fare, io direi che il professor Asterio Tubaldi mi ha consigliato di utilizzare questo perché l'esperienza clinica, i numeri danno questi risultati. Io seguirò quello che è il consiglio, cercherò di approfondire dal punto di vista professionale perché io sono un operatore, non sono una persona che fa studi e possono poi in qualche modo pubblicare chissà quale lavoro scientifico sull'efficacia. Io parlo della mia esperienza clinica e cerco di applicare al meglio quello che è la mia conoscenza, sia in termini, come si dice, didattici, nel senso che studiando quello che sono le nuove terapie proposte, ma poi anche dal punto di vista personale su quello che è un po' la risposta che ho ottenuto nel territorio. Quindi metto sempre un pochettino del mio, non è per vanità, ecco, ma questo è. Quindi l'assessore alla sanità si deve pensare, deve preoccupare di quello che accade nel territorio ed eventualmente affidarsi a operatori che lavorano nel territorio e che conoscono la situazione. Certo. Non esprimerei mai un giudizio su quello che è la terapia migliore perché non è sua competenza. Benissimo, senti veramente scusa, io non volevo offenderlo, io sono ho apprezzato moltissimo ciò che Saltamartini, perché a volte succede. Allora, noi viviamo in questo momento, ma non in Italia, un po' nel mondo, no? Guarda quello che succede in America, come una sorta tra Guelfi e Ghibellini, no? Cioè come se uno fosse già in schieramenti opposti. Quando parlo di sanità, io una delle prime cose che ho fatto nell'insediamento mio ad assessore ai servizi sociali e alla sanità, ho detto che l'assessore ai servizi sociali e alla sanità non è un assessore del partito, è un assessore della città, quindi è di tutti. E così l'assessore alla sanità per me è l'assessore di tutti, quindi io dispostissimo a collaborare sotto tutti i punti di vista. Chiaramente quello che io dico da operatore è che ci sono delle attenzioni da tenere per il territorio, principalmente cercando di mantenere viva l'attenzione verso la persona. Per ciò che riguarda le strutture esistenti, siamo in una situazione di crisi, condivido ciò che abbiamo a suo tempo detto e abbiamo lottato per avere questo, utilizzare al meglio le strutture esistenti. Ho letto l'articolo sul giornale dove lui diceva che a monte di poter riattivare strutture ospedaliere che tuttora sono aperte ma sono in qualche modo utilizzate, sottoutilizzate, parlava dei vari ospedali, parlava di San Severino, parlava di Recanati, parlava di questi ospedali che sono rimasti, diciamo, quasi più come attività ambulatoriale che come attività ospedaliera. Io ritengo che è molto importante, no, poter utilizzare le risorse. È vero che lui ha detto mancano gli operatori, mancano i medici, mancano gli infermieri, però è anche vero che questi operatori, questi medici, questi infermieri devono essere messi in condizioni di lavorare bene, e lavorare bene significa garantire la sicurezza degli operatori, dare le giuste strutture ed evitare un po' tutto quello che è la burocrazia. Noi vediamo che ci vengono, come si dice, scaricate nel territorio da parte di quello che è l'organizzazione centrale, tutte quelle che sono le parti burocratiche, no, nella gestione di determinate problematiche. Questa parte burocratica a noi ci crea una difficoltà non indifferente, quindi poter coordinare tutto è sempre particolarmente difficile. Allora noi a volte siamo scesi in campo cercando di chiedere all'amministrazione pubblica un minimo di collaborazione per avere da parte dell'amministrazione pubblica un collaboratore che ci semplificasse la parte amministrativa. Ti faccio un esempio per essere chiaro. Noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indirizzi mail per poter inviare la richiesta del tampone, la richiesta della guarigione, ma se ci fosse un solo ufficio amministrativo che recupera la mail e poi vedi, guariti, deve andare lì. Tampone USCA deve andare là, cioè noi ci abbiamo a volte una sorta di, poi ogni tanto ci mettono un indirizzo mail nuovo, no? Questa parte qua non è che sia difficile, è semplicissima, però a volte comporta dei ritardi perché qualche volta può capitare che per quanto noi vogliamo conoscere, certe cose le conosciamo in ritardo, per cui poi creiamo disagio nei pazienti, disagio nel rientro al lavoro. Occupiamoci di quello che è il territorio. Se il dottor Saltamartini a suo tempo ha sempre detto che il territorio è importante, i medici di medicina generale sono importanti, scenda nel territorio e senta gli operatori sanitari, senta i medici di medicina generale e chi in qualche modo lavora nel settore. Credo che sia la cosa migliore.
Veramente l'ultima cosa prima di salutarci, e ti ringrazio per la tua disponibilità, veramente sempre Daniele. Chiarezza, io penso di essere chiaro su queste sì, cose. Sì, per carità, sì. Il vaccino, si dice che bisogna assolutamente procedere attraverso un'immunizzazione di gregge, e questo ce lo può consentire soltanto allora, il vaccino. Il vaccino però c'è una doppia corrente di pensiero anche a livello governativo, fra chi lo vorrebbe obbligatorio e chi no. Che ne pensi? Allora, intanto ti dico cosa sono riuscito a capire sul vaccino. A volte in pratica il vaccino c'ha una preparazione particolarmente interessante, quasi ingegneristica. Hanno parlato di una cosa proprio fantastica vista dal virologo. Cioè, hanno fatto in modo che siccome il vaccino, cioè l'organismo produrrà anticorpi quando riconoscerà la proteina che questo virus produce e quindi andrà a distruggere completamente questo virus. Allora, in questo vaccino hanno preso questo virus e l'hanno mascherato con dei frammenti laterali di un derivato dell'azoto, che in pratica è come se avesse fatto una mascheratura di quello che è l'RNA virale. Perché se entra l'RNA virale come tale, l'organismo lo distruggerebbe, no? Ci sono degli elementi particolari macrofagi che andrebbero ad aggredire questo RNA che è estraneo e lo andrebbero ad aggredire. Con questi frammenti di azoto, che fa un pochettino da schermo, da protezione, permette a questo RNA, che è simile a quello virale, di produrre la proteina che poi il virus, quando entra, produce. Per cui noi produrremo gli anticorpi con gli effetti collaterali minimi da questo vaccino. Quindi dicono che sia un vaccino che ad alta ingegneria che darà dei risultati effettivamente molto ma molto positivi. C'è il problema del trasporto, c'è il problema della temperatura, c'è il problema della diffusione, c'è il problema di fare questi vaccini. Io penso che ci saranno anche disordini nel momento in cui questo vaccino verrà messo a disposizione di tutti, perché ci sarà qualcuno che correrà per farlo e ci sarà qualcun altro invece che, nonostante sia invitato, non l'andrà a fare. Io ritengo che, vaccino o non vaccino, da qui a giugno la probabilità che molte persone diventino positive o ammalandosi oppure subendo un pochettino quello che è un po' la storia di tanti, no? Che in maniera sintomatica diventano immuni, però da qui a giugno la maggior parte della popolazione scivolerà in questo. Se lo facciamo col vaccino, memore di quanto è stato importante in tempi passati il vaccino per la poliomielite, no? Perché noi non ce lo ricordiamo perché erano nostri coetanei quelli colpiti dalla poliomielite, è riuscito a fare salvando tanta gente. Io credo che questo vaccino per me sarà in qualche modo l'unico modo per far riprendere la società a cercare di pensare in maniera un po' diversa di come la pensiamo adesso. Per cui per me il vaccino sarà veramente in questo momento non è particolare, ma è un elemento importantissimo per la ripresa, per il controllo della salute ed effettivamente quello che sarà la copertura, no? Nel senso che se dal punto di vista immunologico tanti di noi saranno protetti perché hanno gli anticorpi, anche la diffusione dello stesso si ridurrà in maniera drastica. Tornando al fatto sulla priorità di chi fare il vaccino, loro hanno dato della priorità al personale sanitario, agli anziani, eccetera. Poi chiaramente è normale, chi ha avuto il virus, specialmente in questa seconda ondata, non ha importanza se il vaccino non lo fa subito, perché la quantità di anticorpi che ha prodotto, cioè chi ha avuto il virus, sintomatico o asintomatico, perché la maggior parte ce l'ha avuto senza avere segni di malattia, è come se si fosse vaccinati, cui loro sicuramente avranno la necessità di fare il vaccino eventualmente anche molto più avanti, perché in questo momento, nel momento che hanno avuto la malattia, loro dal punto di vista immunologico sono più protetti rispetto a chi non ce l'ha avuto. Quindi queste sono le conoscenze che in questo momento io ho e che in questo momento sono riuscito a carpire da quello che è la letteratura che gira a proposito di questo. Per cui io sono una persona che la pensa in maniera sul vaccino, sul fatto che è una grande scoperta. Poi quelli che saranno i risultati finali ce li aspettiamo da quelle che sono le aspettative, no? Nella diffusione di questo vaccino e nel risultato che potrebbe dare. Però per me è importantissimo ed è forse l'elemento che forse ci farà ripartire e ci farà pensare anche in maniera diversa. Quando parlavo prima della depressione, la depressione riguarda il rischio, la paura, ma non soltanto della malattia, è che a livello sociale in questo momento siamo scesi tutti di categoria. Se una volta pensavamo di fare, no? Per cui avevamo già nella nostra vita o nel nostro anno solare avevamo già stabiliti periodi, no?
a gennaio andiamo in montagna per chi se lo può permettere, a febbraio facciamo il carnevale, a marzo facciamo la Pasqua, a maggio facciamo la Cresima, a giugno andiamo a San Vito, abbiamo già tutti i nostri programmi. La vita un pochettino ci è cambiata sotto questo aspetto qua, perché adesso questi programmi li facciamo con più difficoltà, no? Quindi viviamo più alla giornata. È stato un modo un po' di rivedere la nostra vita, però ritengo che questo contribuisce tutto sommato ad aumentare un pochettino la malinconia, e ritengo che la positività, nel senso che il vaccino ci può dare una mano, probabilmente ci aiuterà anche per questo aspetto qua, per il problema della malinconia e della depressione, che possono essere legate al fatto che, mentre prima non è che potevamo prevedere il futuro, però pensavamo, pensando al futuro, adesso onestamente ci siamo un pochettino più frenati. Quindi ritengo che ci abbia una doppia funzione, sanitaria la principale, la seconda è quello di dare a tutti quanti un maggiore, come si dice, iniziativa per la ripresa di tutto, della vita normale, ma principalmente, oltre che della salute, anche dell'economia di questa società, che in questo momento sta soffrendo in maniera importante. Ecco, non mi hai detto se eri favorevole alla vaccinazione obbligatoria. Favorevolissimo. Obbligatoria, sì. Benissimo. Non obbligatoria. Vaccinazione sì, ma non obbligatoria. Ecco. No, sull'obbligatorietà no. Chiaramente ognuno deve in qualche modo decidere per la propria vita. Però come pretendiamo, no, di non essere contagiati dagli altri, no, dovremmo essere anche attenti a quello che è un po' il nostro comportamento. Certo. Quindi tu scegli quello che vuoi, però ricordati che sei inserito in un contesto sociale, per cui per un certo verso io, se c'ho il morbillo, non c'è una legge, nonostante che mi dice di stare a casa, il medico mi dice di stare a casa, no? Però se vado in giro, attacchi il morbillo a 50 persone, no, probabilmente non ci avrò nessun poliziotto che mi viene ad arrestare. Chiaramente è un fatto di coscienza. Se io posso evitare questo, tanto meglio. Quindi io ritengo che ci sia validità sul fare il vaccino, e credo che sia in questo momento particolarmente utile, e anche nel rispetto degli altri credo che sia utile aderire a questo tipo di iniziativa. Però aderire volontariamente. Grazie veramente Daniele di cuore, tante belle cose. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Se noi ci sentiamo, buon Natale. No, ci sentiamo, perché intanto ricorriamo a te. Ciao, perfetto. Comunque sì, semmai buon Natale. Ciao.